Salve, in questa lezione vi parlerò di quella che è brevemente la ricerca biomedica che viene condotta nello spazio, in particolare nella stazione spaziale orbitante, e delle ricadute in generale della ricerca spaziale e dell'esplorazione spaziale a livello del terrestre. Bisogna pensare subito che ovviamente vivere nello spazio con i mezzi attuali non è facile, nel senso che il corpo umano è esposto a una serie di stimoli e di condizioni tali da modificare la normale fisiologia. L'effetto della microgravità si fa risentire sulla maggior parte degli organi e dei sistemi del nostro organismo, per esempio si va incontro a una ridistribuzione dei fluidi corporei, prevalentemente verso la parte superiore della testa, quindi con un accumulo di lipidi nel torace e nella faccia, tale da co provocare congestione nasale, da provocare un maggiore lavoro del cuore che deve ovviamente pompare sangue, più sangue che accorre ovviamente la gabbia toracica, e un edema del nervo ottico che insieme alla presenza di radiazioni solari più intense rispetto alla Terra, in quanto non c'è la protezione da parte dell'atmosfera, va incontro a compromissione visiva con praticamente problemi anche di cecità. Altri problemi che sono legati alla mancanza di gravità sono allungamento della colonna vertebrale, proprio perché non si risente della pressione dell'aria e della gravità, con forti dolori e allungamento anche fino a 5-6 cm, e l'atrofia muscolare e l'osteoporosi, che praticamente sono molto simili come aspetto a quello che succede in persone di una certa età, persone anziane che hanno anche problemi, per esempio, di o di veramente immobilità. Nell'ambiente spaziale poi andiamo incontro a un fenomeno di disidratazione, in quanto c'è una continua pressione interna di aspirazione dell'umidità per impedire accumulo di umidità e di acqua proprio sui vari strumenti che compongono la stazione spaziale orbitante. Abbiamo un alterato ritmo giorno-notte, quindi non c'è ritmo circadiano, per cui la ISS compie ben 16 rotazioni intorno alla Terra durante le 24 ore, tale da avere addirittura 16 albe e 16 tramonti. Quindi anche questa è una causa di stress psicofisico che si sommano a quelle legate appunto all'allontanamento dall'amicizia, all'allontanamento dalla famiglia, per periodi che vanno da mesi anche a diversi mesi, come un anno, e con uno stress di lavoro continuativo e demanding, molto demanding e importante. Quindi il fatto poi di essere in microgravità impedisce anche di riposare, di avere un sonno che sia completo, per cui anche questo ovviamente aumenta lo stress. L'effetto delle radiazioni si risente non solo sull'apparato oculare, ma si risente anche sull'apparato cutaneo, quindi con una forma di invecchiamento, e su tutti i tessuti in rapida proliferazione, aumentando così il rischio di insorgenza di tumori oppure disbiosi intestinali proprio per effetto sulla flora batterica intestinale. L'effetto sulla flora batterica si ripercuote poi sul sistema immunitario, che risulta essere anche questo meno attivo, per cui può essere facile anche l'insorgenza di infezioni. Quindi tutte queste condizioni ovviamente non denotano per un buon stato di salute quando si è nello spazio. Le persone, quindi, gli astronauti che stanno sull'ISS, quindi si occupano, sono persone quindi di una certa età, proprio per ridurre al minimo i rischi anche dal punto di vista etico dell'insorgenza, per esempio, di tumori, o per sfruttare la loro esperienza, perché si tratta di persone veramente con un'alta formazione, spesso sono dell'aeronautica o sono scienziati, e quindi possono condurre esperimenti nei vari settori della scienza, la medicina, la biologia, la fisica, la chimica, molto sulla chimica dei fluidi, per esempio, l'ingegneria. Spesso sono cavie della sperimentazione umana, quindi sono loro che si prestano a studiare gli effetti della mancanza di gravità sull'uomo. E infatti l'avamposto degli ISS è da considerare come un punto di partenza per capire gli effetti a lungo termine della vita nello spazio, quindi per pensare a un'esplorazione più profonda verso, per esempio, Marte o altri pianeti.
Importante il ruolo della stazione spaziale orbitante nel controllo, nel monitoraggio ambientale della Terra e quindi in tutto questo poi gioca anche un ruolo quella che è la multifunzionalità degli astronauti nella manutenzione e la gestione della stessa stazione spaziale. Qui vi ho riportato in questa lista, chiamata appunto con nomi inglesi perché ovviamente la lingua ufficiale è l'inglese, nell'ISS abbiamo persone che possono essere europee, americane, russe, giapponesi, canadesi, queste sono le agenzie spaziali che concorrono al buon funzionamento dell'ISS, è questa lista appunto di esperimenti, alcuni riguardano proprio direttamente le persone, gli astronauti che sono sull'ISS, come per esempio Nutris, è stato un esperimento che è stato gestito dal nostro Luca Parmitano nella sua ultima permanenza nell'ISS, riguardava come l'alimentazione e l'attività fisica che queste persone devono fare influenzano la composizione corporea massa-massa, in massa magra e massa grassa. Un altro esperimento interessante che ha visto la collaborazione di ragazzi del liceo scientifico di Firenze, un liceo scientifico di Firenze, è stato quello di capire come le condizioni spaziali influenzassero la riparazione e la rigenerazione dei tessuti, utilizzando, quindi mandando sull'ISS dei girini di Xenopus levis deprivati di parte della coda, quindi per vedere come questi girini si rigeneravano, provocando ovviamente questo dei gravi ritardi nella riparazione. Vuol dire che la condizione di permanenza nell'ISS provoca proprio una serie di alterazioni in quella che è la fisiologia dell'organismo umano che molto spesso assomigliano a quello che avviene nella popolazione più anziana o nei pazienti più fragili. Quindi la permanenza dello spazio rappresenta proprio un ambiente estremo che porta alla necessità di sviluppare anche dei sistemi di controllo dello stato di salute degli astronauti a distanza e con dispositivi cosiddetti miniaturizzati, quindi molto piccoli da poter essere letti e manipolati dagli stessi astronauti. I programmi di allenamento e di alimentazione controllato apportano quindi una migliore comprensione delle malattie e alla possibilità di intervento anche in maniera meno invasiva, proprio perché nello spazio bisogna pensare di curarsi da soli, non ci sono medici, non ci sono ospedali e quindi tutto deve essere risolvibile nel migliore dei modi da parte degli stessi operatori. Quindi questo è il grosso della ricerca biomedica, che praticamente è lo sforzo che si sta compiendo, si è compiuto e si sta compiendo e che ha dato i propri frutti anche da utilizzare nella terra, sulla Terra. Proprio le ricadute della ricerca spaziale fanno parte di una sezione della NASA, le cosiddette spin-off. Spin-off è un termine inglese che sta a significare attività di un'agenzia, di un'impresa o di un'accademia, per esempio l'università, che dà origine allo sviluppo di un prodotto che può essere anche diverso o lontano da quella che poteva essere l'ipotesi di origine oppure l'interesse originario. Quindi sono delle idee che vengono sviluppate fino ad avere un prodotto finito, fino ad avere per esempio un brevetto che poi può essere commercialmente rivenduto a ditte o a imprese che ne possono trarre quindi profitto. In tutto questo, infatti, la NASA, così come le altre agenzie, hanno sempre collaborato con altre imprese, con altre istituzioni e la NASA aggiorna regolarmente ogni anno questa sezione, producendo proprio un vero e proprio catalogo delle spin-off, quindi tutte quelle che sono state le innovazioni che sono venute fuori nell'ultimo anno riguardo alla ricerca spaziale o a quello che è intorno alla ricerca spaziale. Vi voglio ora mostrare quelli che sono alcuni esempi pratici che ci fanno pensare che i soldi spesi per la ricerca spaziale non sono inutili, ma hanno portato a notevoli migliorie, a notevoli innovazioni nella nostra vita quotidiana. Un primo tipo di risvolto derivante dalla ricerca spaziale è quello dell'energia fotovoltaica. Quando si pensa a dei sistemi come la stazione spaziale orbitante o al microscopio Hubble o qualsiasi altra sonda o sistema che viaggia nello spazio e che si muove all'interno del nostro sistema solare, bisogna pensare ad avere una fonte di energia per il funzionamento della struttura e per l'invio di materiale o di informazioni dalla Terra al veicolo e dal veicolo alla Terra.
la meglio di tutte le energie, ovviamente del sole, che è infinita, che non costa. E infatti negli anni 60 la NASA ha scoperto la proprietà fotovoltaica di alcuni materiali che, se colpiti dalla luce, possono produrre e rilasciare elettroni, i quali, opportunamente catturati, possono portare alla produzione di energia elettrica. E per questo infatti che la ISS è visibile anche dalla Terra, proprio perché ha dei pannelli solari importanti, imponenti, che servono per dare energia. Lo sviluppo dei pannelli solari è stato portato avanti dalla NASA negli anni 70 in collaborazione per esempio con la Walt Disney, che appunto nel proprio resort aveva istituito questo campo appunto caratteristico. Questa tecnologia è sempre in corso di miglioramento, anche perché il problema legato ai pannelli solari è lo smaltimento, e quindi si sta cercando di affinare le tecnologie di smaltimento. Un altro ritrovato è la TV satellitare, la comunicazione satellitare. Era fin dall'inizio, prima ancora degli anni 60 e quindi nel 57, appunto lo Sputnik dell'agenzia russa è stato il primo oggetto a galleggiare in perfetto equilibrio tra la gravità terrestre e lo spazio profondo. 80 giorni dopo, vedete, la NASA aveva risposto con il suo Explorer, quindi questo era il momento della guerra fredda, di chi prima arrivava nello spazio. C'era bisogno di comunicazioni che potessero controllare questi sistemi di satelliti e le informazioni che derivavano dai satelliti. E qui è nato proprio la comunicazione satellitare, quindi una serie di satelliti che sono cosiddetti geostazionari e quindi che sono localizzati fuori dalla atmosfera terrestre a 37.000 km, e che ognuno dei quali copre una quota parte della superficie terrestre. In questo modo abbiamo la possibilità di comunicare tra la Terra e tutte le strutture, i veicoli che sono al di fuori della superficie terrestre. Bisogna pensare però che l'ISS in realtà è a 350-400 km dalla superficie terrestre, questi sono molto più esterni, e la possibilità di avere comunicazioni tra la Terra e le sonde che sono state mandate, per esempio, su Marte, che viaggiano appunto nell'universo, e all'interno della Terra stessa. Quindi questi satelliti riescono a coprire a 360 gradi tutta la superficie terrestre, in modo da permetterci di trovare le strade con Google Map, per esempio, o misurare la forma, la temperatura, la composizione chimica di parti del pianeta solare, e osservare anche le zone più remote dell'universo, veramente, che sono molto distanti. Un'altra conquista è stata quella degli utensili cordless. In questo caso la NASA ha collaborato con la Black & Decker, quindi per sviluppare delle pile ricaricabili che permettessero di avere degli strumenti maneggevoli e senza fili che potevano intralciare, per esempio, i moduli, o che ovviamente non potevano essere portati all'esterno durante le operazioni extraveicolari. Quindi oggi questi strumenti fanno parte della nostra vita quotidiana, e la stessa tecnologia la ritroviamo anche dal punto di vista biomedico nella sala operatoria per gli strumenti chirurgici, o anche noi biologi per pipettare appunto i volumi in laboratorio. Il problema del fuoco, degli incendi, è sempre stato un punto fisso della NASA fin dai primi esperimenti di esplorazione. Il progetto FIRES era quello appunto in cui gli ingegneri studiavano le opportune attrezzature e abbigliamento in grado di resistere non soltanto alle temperature basse, ma anche all'eventualità di scoppi, di incendi, di lacerazioni. Fu proprio il tragico incidente dell'Apollo 1 nel 1967 che ha portato allo sviluppo, alla scoperta del polibenzoimidazolo, un tessuto resistentissimo alle alte temperature, che tutt'oggi lo troviamo nelle tute dei pompieri, in quelle dei piloti di Formula 1 da corsa e per tutte quelle professioni che hanno bisogno di una protezione dall'alta temperatura. Sempre relativamente agli incendi, ovviamente alla possibilità di rivelarli in tempo, evitando falsi allarmi, sono stati sviluppati i rivelatori di fumo che li possiamo trovare in tutto il mondo e anche in tutti i posti di lavoro, in tutte le attività pubbliche, ormai sono presenti dappertutto. Derivano appunto si basano su quella che è la prima versione sviluppata da Skylab, in Skylab, che era la prima stazione spaziale americana.
Sempre relativamente agli incendi e fumo, abbiamo appunto la NASA aveva sviluppato dei visori veramente a infrarosso per poter monitorare gli scarichi incandescenti dei razzi al decollo e per studiare l'atmosfera dei pianeti. Ecco, questi stessi visori oggi trovano applicazione, per esempio, nel controllo da parte dei pompieri, dei vigili del fuoco, la presenza di persone feriti o vivi. Insomma, persone che sono in ambienti pieni di fumo, quindi dove non è possibile vederli perfettamente, praticamente con la poca luminosità. Quindi i visori a infrarosso sono anche questi entrati anche nell'uso ludico, per esempio, per vedere la vita nella notte, oppure per scopo militare. La coperta termica in Miller, anche questa è una derivazione della ricerca spaziale. In questo caso si cercavano dei materiali che potessero isolare perfettamente delle strutture e quindi questo Miller è un materiale resistentissimo, è oggi utilizzato per escursionismo, per gli interventi di pronto soccorso, per coprire le persone dopo un'attività fisica, maratona, proprio perché serve per isolare, quindi è a prova di umidità, di vento, mantiene il corpo asciutto e non permette appunto di bagnarsi in ambienti di pioggia e freddo e previene anche l'ipotermia in caso appunto di uso in emergenza, in pronto soccorso. Sempre per il controllo della temperatura corporea abbiamo lo sviluppo di questi giubbotti Absolute Zero, che sono giubbotti impermeabili, che sono appunto il cui isolamento è dato da un aerogel, quindi una sostanza solida che però è la più leggera al mondo. È composta infatti per il 99% di aria e il suo utilizzo primario è quello di essere utilizzati proprio per proteggere dal freddo, in questo caso le sonde inviate su Marte. Ecco, questo materiale oggi praticamente serve per isolare, è un buon isolante e isola con temperature comprese tra meno 50 e 3000 gradi centigradi, quindi sia verso il freddo che verso il caldo. Quindi tutta una serie di tessuti tecnici che impediscono la sudorazione o il raffreddamento quando si è sudati, quindi quello che oggi abbiamo veramente a disposizione nelle nostre case, tutto questo deriva dalla ricerca spaziale. I filtri per l'acqua, anche questa è una scoperta, è una invenzione rivoluzionaria perché appunto deriva dalla missione Apollo 11 e quando appunto sono arrivati i primi uomini sulla Luna e in questo caso bisognava provvedere al fabbisogno personale degli astronauti, ma il posto era limitato, il carico d'acqua poteva essere solo minimo e quindi siccome l'acqua in realtà anche oggi nella ISS può essere recuperata, qui nell'Apollo 11 era un prodotto di scarto delle celle a combustibile, in modo tale appunto che combinando idrogeno e ossigeno creavano energia e acqua, quindi che serviva in questo caso è un prodotto di scarto della produzione di energia. Ecco, in questo caso l'acqua che si generava poteva essere recuperata, filtrata con opportuni filtri e resa potabile. Ecco, è quello che oggi avviene, questo brevetto, praticamente oggi lo ritroviamo nelle caraffe filtranti che le troviamo in tutti i supermercati, superando quindi anche quel problema e quella praticamente immagine angosciante che ritroviamo spesso sui social che appunto che critica veramente la ricerca spaziale come dispendiosa, che non serve a niente, quando invece serve trovare acqua nel nostro pianeta. Ecco, questo sistema di caraffa filtrante o di sistema filtrante può servire anche per quei tipi di popolazioni che vivono in zone della Terra meno felici, in cui è possibile appunto recuperare o rendere potabile l'acqua. Sempre relativamente al cibo, altre scoperte o altre diciamo, raccomandazioni che sono nate da esigenze proprio sorte alla NASA per poter far arrivare cibo a lunga cadenza e in assenza quindi di patogeni e di buona qualità, è stato quello di la liofilizzazione dei cibi. La liofilizzazione è un processo che non prevede nessuna aggiunta, nessun agente chimico, quindi cibo fresco viene praticamente congelato a bassa temperatura, con un sistema di aspirazione sottovuoto viene rimossa l'acqua e così diventa appunto si secca. Quindi basta poi, infatti anche oggi è possibile utilizzare cibo così tale e quale, lo mangiamo molto spesso per sfizio, oppure gli stessi astronauti possono ricostituire il cibo già riaggiungendo semplicemente
corrente dell'acqua. Ecco, questo è un metodo che deriva dagli anni 70, che appunto oggi, anche oggi lo troviamo appunto sulle nostre tavole. Relativamente alla conservazione e al processamento del cibo, è importante tutta la procedura dell'HACCP. Chi ha a che fare con la fabbricazione, la preparazione, confezionamento, stoccaggio e distribuzione e vendita di cibo deve appunto sottostare a questa serie di norme, quindi è un certificato di tutte le strutture, imprese, ristoranti, alberghi, bar, tutti i distributori di sostanze alimentari devono sottostare a queste norme di comportamento che sono state stilate già dagli anni 60 da parte della NASA per poter far arrivare cibo sicuro dagli astronauti nella missione spaziale, che sono state poi recepite da tutti i paesi. Civili e industrializzati, come per esempio in Italia dal 1998 è obbligatorio appunto la presenza di questo piano di autocontrollo interno. Quindi la qualità del cibo, la sicurezza del cibo non viene testata alla fine, ma deve essere controllato ogni singolo passaggio, mantenimento della catena del freddo, opportune pulizie, eccetera, eccetera. Quindi questa procedura deriva anche questa dalla ricerca spaziale. Riguardo all'abbigliamento tecnico e alla protezione da sbalzi di temperatura o da terreni non lineari, derivano appunto i moon boot, proprio chiamati così perché sono stati gli stivali e le scarpe che sono state utilizzate sulla Luna, che mantengono appunto, sono costituite in modo tale da avere una suola molto protetta e che mantiene un microclima interno e che la cui tecnologia oggi viene utilizzata anche per i scarponi da sci riscaldanti, i guanti da sci riscaldanti anche touchscreen e i plantari riscaldabili. Quindi anche questo deriva da una necessità che era sorta all'inizio dell'esplorazione spaziale, quindi negli anni 60. Altra innovazione che ritroviamo nell'abbigliamento sportivo o nelle scarpe sportive è quello della molla sotto il tallone, quindi sotto la suola, che doveva servire per assorbire l'energia prodotta dal piede con l'impatto sul terreno e restituirla in modo da avere un sollevamento migliore. Quindi questo serviva per gli scarponi che appunto sono servite nelle missioni Apollo per camminare sulla Luna, ma oggi appunto vengono utilizzate nell'abbigliamento sportivo, nelle scarpe sportive. No, innovazioni in campo ottico, anche queste derivano molte dalla ricerca spaziale, per esempio le lenti antigraffio, oggi la maggior parte degli occhiali hanno questa caratteristica e appunto l'innovazione deriva proprio dalla scoperta di materiali antigraffio con cui vengono fatti gli elmetti delle tute, in modo tale da essere resistenti al pulviscolo, a piccole materiale che può appunto graffiare, quindi degli occhiali da vista con lenti 10 volte più resistenti a graffi, non solo resistenti a graffi, ma anche fotocromatiche. Anche le lenti fotocromatiche, che oggi sono alla portata di tutti, sono di derivazione da un'invenzione della NASA resa pubblica negli anni 80. Quindi il vetro con delle molecole di cloruro d'argento, allogeneuro d'argento, che cambiano quindi la propria luminosità in funzione della luce. Quindi fuori, per esempio dall'ISS, quando fanno le attività extraveicolari, abbiamo una condizione di lenti scure in modo da proteggere l'occhio quella che è il riverbero del sole. Non solo praticamente lenti fotocromatiche, ma anche altamente protette, quindi ci sono dei filtri che servivano, sono stati sviluppati sempre a metà degli anni 80 per ricoprire gli oblò della navicella spaziale, ma che oggi ritroviamo per esempio a protezione sia dei raggi ultravioletti che degli infrarossi e della luce blu per le maschere o gli occhiali da sci, non solo, ma anche per tutte quelle attività che avvengono all'esterno oppure in presenza di fiamma. Pensate appunto alle maschere dei saldatori, il cui problema di congiuntiviti o di patologie oculari o di cataratta sono molto frequenti e importanti. Sempre in campo medico, una grossa ricaduta che oggi vediamo utilizzare
molto frequentemente per l'emergenza Covid, è proprio il termometro a infrarossi, che è stato sviluppato dalla NASA per poter misurare la temperatura delle stelle e che appunto è stato riportato come utilizzazione sulla Terra con un sensore in grado di misurare la temperatura corporea del corpo, quindi attraverso il timpano o addirittura qualsiasi parte del nostro corpo, rivelando così la temperatura in pochi secondi senza contatto e quindi senza rischio di infezione. Altra innovazione, questa siamo invece negli anni 90, ha avuto il suo sviluppo ulteriore, è quello delle fotocamere digitali altamente sensibili e molto molto piccole nelle dimensioni. Sono le telecamere che troviamo, le fotocamere che oggi troviamo comunemente nei nostri cellulari. Praticamente negli anni 90, infatti, un gruppo di ingegneri ha inventato un microchip, CMOS, che è in grado di trasformare la luce in segnali elettrici, quindi in fotocamera digitale, facilmente memorizzabile, come immagini all'interno o di una scheda appunto telefonica o di un computer. C'era bisogno infatti da parte della NASA di avere un sistema molto sensibile perché era necessario rimandare le immagini alla popolazione generale di quello che era negli anni 60 ovviamente l'allunaggio, ma anche avere immagini fantastiche di quelli che sono i corpi celesti, gli agglomerati, gli ammassi stellari, oppure la superficie dei pianeti appunto con le sonde che sono andate per esempio su Marte. Queste foto telecamera oggi non le usiamo solo nei telefonini, nelle telecamere appunto di uso comune e familiare, ma questa tecnologia compatta permette anche di essere utilizzata in campo medico, per esempio nella videoendoscopia, quindi per avere immagini interne del nostro corpo, oppure nei video di sicurezza. E quindi è un qualcosa di molto vantaggioso. Altra innovazione importante e impensabile è la memory foam, quindi i cosiddetti materassi o cuscini memory. Quindi la memory foam è una schiuma di poliuretano a struttura cellulare aperta creata dalla NASA per attutire i colpi nei veicoli che ritornano sulla Terra, anche ancora oggi, quando appunto ritornano sulla Terra dopo il loro viaggio sull'ISS, la permanenza sull'ISS, arrivano con queste strutture estremamente compatte e frenate da un paracadute, però nonostante la presenza del paracadute, il colpo che subiscono gli astronauti è veramente importante. E quindi in questo caso il materiale poliuretano è in grado di assorbire l'impatto, di comprimersi e quindi di modificare la propria struttura, ma dopodiché può ritornare alle dimensioni originali, anche se ridotto fino al 10%. Ecco, oggi lo troviamo in utilizzi in ambito medico, ma comunemente anche nei cuscini e nei materassi. Altre innovazioni che sono state sviluppate, che praticamente sono ampiamente utilizzate oggi in medicina, sono la risonanza magnetica, la TAC, quindi sistemi di imaging degli organi interni basati su contrasto o su caratteristiche chimico-fisiche dei nostri tessuti corporei che appunto servono anche sulle stazioni spaziali che hanno subito un notevole avanzamento grazie proprio alla ricerca spaziale. Grazie anche alla ricerca spaziale, per esempio, l'ottimizzazione dei software per l'analisi di immagini del telescopio Hubble, che permette di osservare appunto le stelle nell'universo, quindi permette di ripulire le immagini, è oggi utilizzato lo stesso software anche per la diagnosi del cancro al seno nelle microcalcificazioni osservabili in mammografia. Quindi in questo caso attraverso una, diciamo, pulitura dell'immagine si riesce proprio a evidenziare queste microcalcificazioni che sono un segno appunto importante di malignità. Recentemente sono stati sviluppati anche degli strumenti tascabili per misurare la coagulazione sanguigna, quindi questo anche questo è un
qualcosa di innovativo che deriva dallo sviluppo di una startup inglese che praticamente aveva bisogno in realtà di monitorare i liquidi presenti all'interno dei sistemi di raffreddamento e di altri circuiti. Ecco, lo stesso principio è stato utilizzato per controllare la coagulazione del sangue perché ci sono stati dei casi, come sempre documentati pochi mesi or sono, di un aumento di trombosi durante lo spazio, il volo spaziale. Un'ultima innovazione di cui voglio parlare è quella di un materiale, di una lega speciale di acciaio che viene utilizzata oggi per coltelli, taglieri e lame che tengono a lungo il filo, è resistentissima all'ossidazione, alla corrosione, più dei normali acciai. E che viene utilizzata anche per appunto, gli strumenti chirurgici, proprio perché tiene perfettamente la lama. L'utilizzazione di questo Cronidur 30 deriva da praticamente la necessità di avere delle pompe del carburante perfettamente a filo. Quindi con questa ultima applicazione, ricordandovi di se siete interessati alle più recenti innovazioni, di guardare appunto il sito web della NASA nella sezione spin-off e quindi con questa immagine della ombra della ISS in un passaggio davanti alla Luna, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.